c'è stato un virus che gli esperti chiamano con la C di Covid, che ci ha impedito di stare tutti assieme. E se non possiamo stare tutti assieme, non possiamo stare nemmeno vicino ai vostri compagni e alle nostre compagne. Non abbiamo, è vero, forse quegli elementi di comprensione. Anche le conoscenze forse non sono state il massimo, però ci manca moltissimo la compagnia. E se a una scuola toglie la C di compagnia, rimane una suola. E se la scuola rimane una suola, tutti ci mettono i piedi sopra, non è una bella cosa. Se poi ti accorgi anche che manca un altro elemento fondamentale, cioè l'unità, il fatto di stare uniti, di stare insieme, e anche l'uguaglianza, beh, allora quella scuola che è diventata suola rimane sola. E se una scuola rimane sola, non può essere scuola, ed è anche un po' triste. Se poi ti accorgi che ti mancano moltissimo gli amici, perché si impara meglio insieme, si impara in una maniera più efficace se si sta insieme, quindi se ti mancano le amicizie, la A di amicizie, la scuola che è diventata suola e poi è diventata sola, rimane un sol, una nota musicale. Con una nota musicale non è che si può far tutto, non si può far molto, e di sicuro non è una scuola. In questo momento io poi mi sono anche chiesto, ma in questa scuola che non è scuola, io che sono un maestro, sono ancora un maestro? Boh. Io per fare il maestro credo che ci servano diverse cose, bisogna essere preparati, bisogna conoscere le discipline, ma serve soprattutto fantasia, creatività, estro. In questa situazione, boh, estro. Io ho provato a mettercelo, come tutti i colleghi, come tutte le colleghe, abbiamo messo estro, ma in questa situazione di non scuola, boh. Estro, ma estro, ma estro, ma estro, ma estro, ma estro. Forse ho capito, per fare gli insegnanti serve il ma, una congiunzione avversativa, qualcosa che si contrapponga, quella cosa che non accetti la realtà così com'è, ma che impari, che insegni, che impari a vedere le cose da un punto di vista diverso. E poi estro, ma estro, forse è questo. E allora se c'è l'estro e se c'è la fantasia, può anche essere che insieme quel sol, quella nota da sola, si trasformi in una chiave, forse in una chiave di sol, come nota musicale che può aprire una bella sinfonia, oppure come una chiave di soul, solo una parola inglese che vuol dire anima, o ancora meglio, una chiave di soul, del sole. E allora serve la luce, e per fare luce servono tante idee. Vi ricordate nei fumetti, quando disegnano le idee, ci mettono le lampadine? Forse servono tante idee insieme, che partono dal basso, dalle vostre teste, dalle nostre teste, dalle nostre anime. E allora tante lampadine insieme, tanti soli, forse si riescono ad avere attraverso la luce che fanno tutte queste idee, e allora insieme forse si riescono a far tornare le altre lettere, e a far tornare la A di amicizia, a far tornare la U di uguaglianza, a far tornare la C di compagnia, di conoscenze, di comprensione. Allora la scuola può ritornare davvero una scuola che si possa frequentare. Noi tutti ci auguriamo che a settembre possiamo tornare a scuola con la S maiuscola, quella dove ci possiamo vedere, incontrare, salutare, sorridere e abbracciare. Vi ho detto che sono venuto qui vicino ai fossi, perché? Perché io vorrei che vi ricordaste tutti una cosa molto importante, che serve moltissimo provare a saltare i fossi, ma non bisogna saltare i fossi. Bisogna provare a saltare le difficoltà, il fosso, ma non scordarsi mai che esistono i fossi, il congiuntivo imperfetto del verbo essere. Se io fossi, se tu fossi, che lui, lei fosse, noi fossimo, voi foste, essi fossero, perché vuol dire imparare a immaginare qualcosa di diverso, vuol dire pensare anche dal punto di vista degli altri. Quindi amici e amiche, provate a saltare i fossi, ma non saltate mai i fossi. Ciao amici, ciao amiche.